Michele! Michele! Chi è? Che c'è? La porta! Chi è che la porta? Hanno suonato! La porta? Chi? E lo chiedi a me, apri, no? Mamma! Senza preavviso, senza... Peter, vieni. Mamma! Mamma mia! Dai, Peter che... Piacere, signore. È mamma, Peter. Voilà! Ho sempre detto, non metterò appena viene mamma a vedere la casa, che finalmente sei venuta senza preavviso. Sei venuta. Questa... Lettino. No, questo è il soggiorno, c'è quel lettino che sta, cioè sta così, non è che sta così, sta là, perché sta Peter, e là dorme Peter, che da due settimane che... E tu dormi lì, dormo lì, è il letto mio. E dorme lì da lì. Peter, che sta da due settimane qui, perché sì, anche così, in maniera una manina come l'altra, per dividere le spese, diciamo. E... In questi tempi, con questa è... Sì, perché la casa, lo sai che è grande la casa dello zio, che... Quindi Peter sta qua e dorme là, e io invece... E così condividete le spese. Le spese. Come un gettone di presenza, e lo do. E vieni a vedere la cucina, il bagno e la camera mia, soprattutto. Sua. È mia, mia, è sua. Mia la camera. La sua. Dimmi. Mamma. Non mi parli? Vieni qua, mamma. Questo è tutto il corridoio che è lungo. Guarda, questa è invece la mia camera, diciamo, qua, ecco, questo, come se fosse il mio regno, sì, che io sto qui con tutte le comodità possibili e immaginabili. Tu dormi qua? E io dormo qua. Solo qua. Secondo te, come normale, solo dormo io. Quello povero di Peter era quella parte. Chi è Peter? Peter! Ah, Peter. Che frica, figurati, Peter. Sì. Lui sta da due settimane, sta là. E come... Carina, mamma, non è che mi sta piscendo che tu è... Mamma, ma secondo te io e Peter, ma non lo dire neanche. Vabbè, ma scusa, questa apertura di qua, quell'apertura di là. Sì, sto io da qui entro e da qua là è come se facesse l'uscita. Entrate l'uscita. Entrate uscita come l'autogrill. Che c'è l'autogrill? Ma sempre le battute hai avuto tu, sempre... Vabbè. Insomma, sto qua. Sì, la stanza è confortante. Sì, allora, tu praticamente, tu dormi qua. Io dormo qua. Peter dorme qua. Peter dorme là, chi se ne frega. Che vabbè. Beh, andiamo a cucinare così, anzi cucini tu oggi? Vabbè, e Peter è ancora volverino? No, che mi dai, tu devi cucinare. Gli uomini mangiano, le donne cucinano. Perché lì andiamo, ma ti faccio vedere dove sta tutta la trasatura. Michele? Sì? Lo vedi questo colino? Me? Appresso c'era la padella. E allora? E allora da due giorni la padella non c'è più. Or dunque? Senti Michele, la padella è sparita da due giorni. Che significa che è sparita la padella? Cioè la padella, cos'è, il modello Silvan, Simsalabim, tutti quanti e poi Vatin? Michele, ieri ci siamo arrangiati, ma oggi non riusciamo nemmeno a fare un uovo al tegamino. Allora, probabilmente, visto che due giorni fa è venuta tua madre, l'ha presa lei. Cosa vuoi dire che adesso che c'entra mia madre con la padella, secondo te? Non ho capito, scusa. Senti, adesso fai un colpettino di telefono a tua mamma e dici, mamma, ci dici dove sta la padella? Peter, è imbarazzante. Ma con quale criterio? Mia mamma deve aver preso la padella, dai. La chiamo per chiedere una cosa del genere. Ma che... Ma ascolta, ti spezzi il ditino adesso, chiama tua mamma e le dici: non dico che tu hai rubato la padella, cara mamma, ma almeno ci puoi aiutare a sapere dove sta? Sei sempre la solita. Lo fai adesso? Eh sì, faccio adesso, c'ho già il cellulare. Mamma mia. Pronto? Mamma! Uè, che piacere, a mamma te. Stai bene innanzitutto? Non c'è male tu? Bene.
Senti, mamma, dunque, niente, io, diciamo, non dico che tu inavvertitamente, diciamo, che hai preso la padella, per carità, ma da quando sei venuta a cena l'altra sera, qui a casa, è sparita. Appunto, volevo sapere, magari per caso ci puoi aiutare a trovarla? Come la mamma, tu non ti devo aiutare. Senta, mamma, io non dico che Peter è tu siete durchini, però se Peter dormiva nel letto suo, la padella, mamma, chissà da quanto tempo l'avrebbe trovata.